Salve ragazzi, se siete qui perché la vostra attenzione è stata attirata dal titolo del video e dalla provocazione che uno come sottoscritto ha voluto in questo video appunto enfatizzare. 10.000 euro al mese è fattibile o meno come obiettivo, come nostro target profit? È una bella domanda e andiamo a vederla in dettaglio se ovviamente riusciamo a dipanare questa matassa. 10.000 euro al mese sono orientativamente 100 unità da 100 euro. 100 euro, una scommessa da 100 euro ovviamente per il bookmaker è il limite per la quale iniziano a scattare i vari allarmi, superiore alle 100 euro ovviamente, sono soggetti a passare attraverso l'odds compiler, il personaggio addetto agli vari alert che possono scattare appunto sui siti, specialmente questi nostri AMS. Qualcuno rimane appositamente sotto questa soglia perché si ferma a 99, ma oggettivamente cambia ben poco perché è automatico che al momento del prelievo vadano a vedere che tipo di attività uno ha fatto e che tipo di operazione messa in essere per raggiungere un evento positivo, un saldo positivo a fine mese o a fine periodo che possa essere interessante per un prelievo cospicuo. L'obiettivo delle 100 unità a fine mese in sé per sé è molto eclatante, è un obiettivo molto ambizioso e sembra una sparata che oggettivamente non diventa molto semplice neanche da realizzare, molto impegnativo. Però, siccome ne abbiamo già parlato in passato e sfogliando le pagine odierne mi era capitato il messaggio del buon Diego che all'interno della nostra chat del gruppo Facebook intitolata "E mica stiamo qui a pettinare le bambole", all'interno di questa chat appunto buon Diego lasciava il suo appunto: "Buongiorno, mi chiedevo se queste giocate si possono impostare in un masanello oppure è meglio giocarle a massa pari, comunque". Ovvio che la gestione di un money management sia quello che uno ha sempre consigliato e quello che ogni buon professionista deve tenere ben presente per la sua attività. Ed è quindi ovvio che anche per un appassionato come sottoscritto diventa un consiglio da dover dare obbligatoriamente a tutti quelli che ovviamente condividono questo nostro hobby. Un money management che per qualcuno è addirittura sprecato, perché oggettivamente se uno è dentro, sta guadagnando con un massa pari, a rischiare una gestione che sia più o meno ambiziosa, ovviamente è un mettere a rischio quello che invece una massa pari ti dà in maniera, come abbiamo visto in questi mesi, in maniera abbastanza costante. Guadagnare 48 unità in 25 giorni, a massa pari è talmente eclatante che la maggior parte ovviamente, se uno lo prospettasse ad estranei, ovviamente potrebbe essere sconsigliato fare un tipo di gestione su questo tipo di attività.
Qui stiamo ovviamente disquisendo, quindi è anche ovvio che ci piace andare a vedere i pro e i contro di ogni singola idea, di ogni singola attività che andiamo a implementare. Molti di voi ricorderanno il video che abbiamo inviato un po' di tempo fa, qualche mese fa, in cui parlavamo appunto delle value e del guadagno di utilizzare queste value giocandole come doppia, perché ovviamente, data la presenza appunto della value, il fatto che ci sia per ogni singolo evento una value, la moltiplicazione di queste quote dà ovviamente un guadagno ben più cospicuo di quello che sia la singola la giocata in singola. Ovviamente possiamo anche quantificare che tipo di vantaggio si ha nel giocare in doppia anziché in singola. Lo andiamo a vedere in questo ulteriore screen. In questo ulteriore screen, come dicevamo, inviato dal buon Luigi Corallo, diventa anche semplice andare a quantificare quanto effettivamente sia questo vantaggio. Nella colonna centrale, rientrata dal segno rosso, ovviamente abbiamo le singole giocate da 1 euro a evento, quindi ovviamente nel giocare una doppia giochiamo i 2 euro invece che 1, però questa operazione riesce a quantificare un guadagno ben diverso, ben più sostanzioso nella giocata in multipla rispetto che in singola. Come vedete, questo è un estratto delle giocate. Abbiamo un utile di 29,86 contro 64, in questo caso giocando da 1 euro sono unità, quindi in pratica più che raddoppiato il guadagno fatto in questa singola operazione utilizzando soltanto la metodologia della doppia in sostituzione alla singola. È ovvio che si hanno ben più sconfitte, ma gli eventi che uno va a prendere vediamo che statisticamente sono matematicamente più vantaggiosi rispetto alla giocata in singola. Quindi per assurdo, ipotizzare le 48 unità che stiamo avendo sulla giocata centrale del nostro sistema, giocato nella colonna gialla, come vedete, queste giocate che da inizio ottobre ci stanno dando aggiornato oggi 44 unità, fino a un paio di giorni fa erano 48, però se queste stesse giocate fossero state effettuate in doppia, avrebbero ottenuto ben più di quelle 100 unità che abbiamo utilizzato. Possiamo andare a vedere che per esempio una quota 2,17 come il primo evento e la quota successiva 2,11 la possiamo anche ottenere reinvestendo la stessa giocata una volta ottenuta l'incasso, ipotesi. Guardiamo la giocata successiva. Questa ovviamente la prima è stata persa e quindi questa doppia sarebbe stata comunque negativa perché appunto avremmo perso questi 2 euro. Andiamo nella seconda coppia di giocate, i nostri 2 euro a quota 1,23, a quota 2,23 e la successiva quota 2,31, come vedete ci dà una quotazione di doppia di 5,15, come vedete qui evidenziato.
Va da sé che se io gioco 2 euro a 2,23 nel primo evento, alla fine del primo evento il mio incasso, qualora vincessi ovviamente, il mio incasso sarà di 2 euro per 2,23, sono 4 euro e 46 lordi, quindi un guadagno di 2,46. Se io avessi una doppia ovviamente l'avrei giocata prima, ma nessuno mi toglie la possibilità di rigiocarmi la moltiplicazione ottenuta, quindi questi 2 euro che mi dà un lordo di 4 euro e a costo di vendere a 4 euro a 46, posso benissimo rigiocarmi all'evento successivo, anche questo quotato come vedete qui 2,31, quindi se io vado a giocare in singola, di fatto, uno stake che contempla la prima giocata e il suo incasso, quindi io ho già vinto 2,23 euro, quindi ho un lordo di 4,46. Se io andassi a moltiplicare questi 4,46 e investirli in una seconda giocata, sempre in singola, per quota 2,31, il mio risultato contabile, qualora fosse vinto, sarebbe comunque un 8,30 di guadagno, perché appunto 4 euro per 2,31 mi dà questi 8,30 guadagnati, un lord in pratica di 10,30, quindi 8,30 guadagnati, quindi è la stessa cosa se io faccio una multipla di 2,20 oppure faccio due operazioni singole in cui eventualmente reinvesto il guadagnato, l'investito e il guadagnato della prima operazione, quindi non mi fermo alla prima operazione ma gioco la seconda. Quindi in questa maniera aggiriamo il discorso di non avere 2,20 già anticipati, quindi di averceli già direttamente per ogni singola operazione che vado a fare, e operando in questa maniera ovviamente riusciamo a giocare sin singola, però abbiamo gli stessi guadagni che abbiamo nella giocata in doppia, che è appunto una moltiplicazione della value sulla quotazione che ha invece ipotizzato il bookmaker. Quindi se c'è un vantaggio nella value viene moltiplicata nei 2,20. Voleva essere un video provocatorio, è diventato un video tecnico, spero che la maggior parte di voi abbia capito quello che cercavo di condividere, e se volete possiamo anche fare un webinar su questo, su questa operatività, su questa operazione, specialmente perché ci sono altre novità in arrivo, brevissimo, entro domani spero, riusciamo ad avere già il software funzionante anche su Golbet, quindi automatizzato anche per le giocate, le stesse giocate che stiamo mandando sul gruppo Telegram, no, quindi non il software vecchio che abbiamo già distribuito precedentemente ai ragazzi, ma la nuova versione aggiornata con i nuovi pronostici che tanto bene stanno andando. Un abbraccio dal vostro amico Max Azzar, a prestissimo, bye.